Buonasera cari amici, eccoci qui per una puntata un po' particolare. E il nostro amico Enrico Ballantini mi ha chiesto di parlare di me, di raccontare un po' la mia vita e quindi molto volentieri ho acconsentito ed eccoci qui a raccontarci. Naturalmente si tratterà della mia vita professionale più che della mia vita privata, che penso che non interessi a nessuno o quasi, però di questo posso dire. Allora, io sono nata a Firenze, mi sono laureata in lettere all'Università di Bologna, vivo a Modena, ho due figli, purtroppo mio marito non c'è più da qualche anno, due figli, maschio e femmina, e cinque nipoti, ormai grandi, ventenni, diciottenni, ventenni, tutti molto bravi, tre femmine e due maschi, che studiano, due già hanno finito e stanno cercando un'occasione di manifestarsi nella vita, cioè di occuparsi in maniera adeguata, e abbiamo un buonissimo rapporto, abbiamo una buona famiglia di quale ringrazio Dio tutti i giorni e sono molto grata in particolare a mio marito, il quale non mi ha mai ostacolato. Io per parecchi anni prima di dedicarmi a queste cose, del quale mi occupavo a titolo di hobby per parecchi anni, per l'esattezza una quindicina d'anni, sono stata insegnante. Poi a un certo punto il lavoro in questo campo è cresciuto, come poi dirò, in maniera anche in attesa, per cui ho dovuto fare una scelta e ho preferito seguire questa attività di ricerca giornalistica, di comunicazione, dal quale mi sto dedicando da 40 anni praticamente. Ma come mai mi sono messa su questa strada quando la mia vita sembrava scorrere su un binario molto diverso, cioè la mia famiglia, all'epoca avevo due figli molto ragazzini, ancora molto piccoli, l'insegnamento che mi piaceva e la vita scorreva in questo modo. Poi ci fu un incidente nel quale ho già parlato anche altre volte, perché molti mi hanno chiesto come mai ho cominciato, eccetera. Però insomma lo ripeto volentieri perché è una cosa che ancora in qualche modo mi stupisce quando ci ripenso, perché era del tutto inatteso, c'è stata una svolta, potrei dire quasi provvidenziale nella mia vita. Ora, avvenne che erano le vacanze di Natale, stavo sciando in montagna e con un gruppo di amici ero. Scusate. E a un certo punto, senza soluzione di continuità, mi svegliai su un lettino del pronto soccorso. Cos'era successo? Successo che un signore che sciava dietro di me è caduto, mi hanno raccontato gli amici che erano con me, ha perso l'equilibrio dietro di me, mi ha coinvolto nella sua caduta, un suo sci si è staccato e mi è arrivato in testa, esattamente qua, nell'arcata sopraccigliare destra, è stato bloccato qua. Io ho avuto una leggera commozione cerebrale che mi ha procurato l'amnesia. Non ricordo l'incidente, infatti io mi rivedo che scio, poi mi sono svegliata al pronto soccorso. Ho chiamato naturalmente il gatto delle nevi che mi portò al pronto soccorso e mi svegliai quando il medico di turno mi stava ricucendo senza anestesia, quindi ho sentito molto male tutti questi puntini qui in una zona molto delicata. Però fece un ottimo lavoro perché il taglio era stato fatto con la lamina dello sci, quindi non era sfrangiato, era proprio un taglio come di un coltello. Quindi adesso non si vede niente, mi vedi questi punti molto bene. La cosa per cui racconto questo episodio è che quando il medico capì che avevo ripreso coscienza, che ero in grado di capire, mi disse: "Guarda, che sei stata molto fortunata perché se quello sci con quella violenza ti avesse colpito alla tempia, qua, oppure nell'occhio, non sarei qui a ricucirti, sarebbe stato probabilmente fatale." Io lì per lì, devo dire, ringraziai Dio, presi atto, ma non capii bene fino in fondo, ero ancora molto stordita da questa botta. Infatti poi dovetti rimanere ferma a letto per una decina di giorni in montagna, poi mi venne a prendere mio marito, che nel frattempo era tornato giù con i due figli che dovevano andare a scuola. E poi io ero rimasta con mia mamma su in montagna e mi tornò a prendere. Poi ho avuto un periodo di grandi mali di testa, incapacità di concentrarmi, eccetera. Comunque, poco per volta ho recuperato, rimasi alcuni mesi a casa da scuola perché mi disse assolutamente non potevo affrontare i ragazzi, la concentrazione, l'attenzione che richiede un lavoro serio di educazione dei ragazzi.
E questa cosa cominciò veramente a frullarmi per la testa, cioè cominciai a chiedermi che cosa mi sarebbe successo se fossi morta in quel momento. Sarei morta senza capire niente. Ho capito lì che cosa significa quando scrivono è morto di colpo. Non ci si rende conto di niente, assolutamente. La domanda era, che mi ponevo continuamente, ma se fossi morta, che cosa ne sarebbe stato della mia coscienza? Avrei trovato un buco nero, oppure la mia coscienza sarebbe sopravvissuta? E se fosse sopravvissuta, in che maniera lo sarebbe stata? Che cosa avrei visto? Che cosa avrei sperimentato? Ecco, io naturalmente sono portata a credere in un dopo. Tutte le religioni ci insegnano che dopo questa vita ce n'è un'altra, però non avevo la minima idea di come questo dopo potesse essere configurato e neppure ero tanto certa che questo dopo ci sarebbe stato. Quindi cominciai a pormi questi interrogativi, che sono interrogativi che credo tutti prima o poi si pongono. A me il problema fu posto in maniera traumatica di colpo, perché per lì sì, non mi ero mai posta seriamente il problema. Ero molto giovane, avevo due bambini, due ragazzini di 6-7 anni, avevo 30 anni, poco più di 32-33 anni, quindi veramente non avevo ancora affrontato il problema seriamente. Però avevo una leggera infarinatura della ricerca psichica, avevo letto qualche cosa, avevo un interesse così, diciamo, in sottofondo per queste cose. E allora cominciai a leggerne di più, a occuparmi di più di questi temi e a vedere se nel campo della ricerca psichica c'erano dei fenomeni, degli eventi che potessero dare un'idea di quello che c'è dopo. E ricercando, cominciai allora veramente a fare una ricerca seria. Ricercando in questo campo mi sono resa conto che la stragrande maggioranza dei fenomeni studiati dalla ricerca psichica tendono proprio a questo, cioè al fatto di trovare indizi su un'eventuale vita dopo la vita. Il fenomeno del quale mi occupai subito, anche perché era stato pubblicato da poco un libro molto importante, fu quello delle esperienze in punto di morte. Cioè le esperienze vissute da persone che erano state vicine alla morte, addirittura in coma, avevano avuto l'arresto cardiaco, situazioni molto pericolose, ed erano state richiamate in vita dai medici, i quali medici poi tante volte hanno riferito di queste parole, oppure le hanno riferite i protagonisti stessi, e quindi c'era già una casistica abbastanza interessante. Il primo libro che ha parlato di questi fatti è il libro del dottor Raymond Moody, americano, medico, il quale nella sua pratica medica aveva incontrato casi di questo genere, cioè casi di persone che avevano avuto un'esperienza di questo genere, e a un certo punto le aveva pubblicate in questo libro, che è La vita oltre la vita, che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo, e quindi ebbi modo di leggere queste cose. E quindi mi mise un po' alla ricerca di casi di questo genere. E io dico casualmente, ma poi mi sono resa conto che non c'è niente di casuale. Io ero abbonata allora a una rivista tedesca che si chiama Esotera, che io leggo in tedesco perché sono laureata in letteratura tedesca. E quindi leggevo questa rivista Esotera, che è una bellissima rivista che parlava di ricerca psichica, di fenomeni della ricerca psichica. E in uno di questi numeri, arrivava tutti i mesi, c'era un'esperienza bellissima che adesso vi voglio leggere da grandi linee perché è veramente importante. Era l'inchiesta di un'esperienza vissuta da un architetto ungherese che poi si era trasferito in Svizzera in seguito ai grandi problemi che ha avuto l'Ungheria nel 1956. Lui si era trasferito una persona che adesso avrebbe più di 100 anni. Si chiamava Stefan von Jankovic, persona simpaticissima. Lui su questa rivista Esotera, lui si era trasferito in Svizzera, nella Svizzera tedesca, a Zurigo, e quindi era interessato a queste cose perché aveva avuto un'esperienza molto particolare. Io lì la lessi questa esperienza e adesso ve la sintetizzo. E eccola qua. E lui quando ebbe l'esperienza aveva una quarantina d'anni ed era un uomo di successo perché si era trasferito dall'Ungheria come architetto, però in Svizzera aveva avuto molto successo. E quindi viveva una vita molto veloce, molto impegnata, molto piena di cose. Era sposato, cioè, da quando stava in Ungheria, si era trasferito con la moglie e le due figlie,
e si era ricostruito una vita lì. E poi di colpo, nel bel mezzo di tutto questo da fare della sua vita, di tutti questi eventi, ebbe questo incidente che ve lo racconto. A me colpì moltissimo perché era il primo che vidi descritto nei dettagli. Nel libro di Moody ci sono tante esperienze, ma nessuna così circostanziata. Ebbi un grave incidente automobilistico in seguito al quale fui gettato fuori dalla macchina sulla strada, dove rimasi privo di sensi con 18 fratture. La mia esperienza di morte è cominciata probabilmente nel momento in cui il mio cuore cessò di battere e contemporaneamente la mia anima e il mio spirito si staccarono dal mio corpo fisico. La mia conoscenza era offuscata, la mia coscienza era offuscata. Poi un sipario si alzò davanti a me, come a teatro, e cominciò uno spettacolo fatto di parecchie scene o fasi. Per prima cosa presi coscienza di questo fatto. Muoio. Ero stupito di non trovare sgradevole la morte. Era tutto così naturale, così ovvio. Non avevo paura, ero felice di morire senza paura, ero solo curioso di vedere come sarebbe continuato quel processo. Mi resi conto che mi stavo librando, sentivo suoni meravigliosi, distinguevo forme armoniche, movimenti, colori. Avevo l'impressione che qualcuno mi chiamasse, mi consolasse, mi guidasse sempre più in alto nell'altro mondo, quello in cui stavo per entrare. Avvertivo un'armonia crescente. Poi tutto cambiò. Ondeggiavo sul luogo dell'incidente, vedevo il mio corpo martoriato giacere per terra. Vidi benissimo anche l'automobile e la gente che si era radunata lì intorno. Vidi anche un medico inginocchiato accanto a me che tentava di rianimarmi, ma poi disse: "Ha le costole spezzate, non posso fargli il massaggio cardiaco". Disse che ero morta e mi coprirono con una coperta militare per l'esattezza, perché si era fermato per l'incidente una colonna militare. Mi venne da ridere perché sapevo bene di essere vivo. Vidi infine un uomo in costume da bagno a correre con una piccola borsa sotto il braccio. Si chinò su di me, lo vidi bene, tant'è vero che lo riconobbi benissimo quando una settimana dopo venne a farmi visita in ospedale. Aveva visto l'incidente mentre si trovava sulla spiaggia del lago, aveva preso in macchina la sua borsa da medico e mi aveva fatto direttamente sul cuore un'iniezione che mi aveva salvato la vita. Mentre assistevo ai tentativi di rianimazione del mio corpo, mi trovai di nuovo in quella dimensione di luce, e colori che avevo sperimentato prima. Subito cominciò una rappresentazione fantastica che si componeva di più scene della mia vita. La rividi tutta, anche episodi che avevo dimenticato, e mi resi conto che l'unico metro di valutazione è il principio dell'amore. Io intanto percepivo una musica che sembrava uscire da un impianto stereo a 4, 5, 6 dimensioni. Mi sentivo sempre più felice mentre la mia coscienza vibrava sempre più. Poi successe qualche cosa che l'iniezione di adrenalina fatta nel cuore direttamente lo riportò alla vita. 5-6 minuti di arresto cardiaco. Poi gli ci volle un anno per recuperare da tutte le ferite. Da allora lui ha sempre detto: "La più bella esperienza della mia vita è stata la mia morte". Non solo, ma è incurante dell'opinione pubblica che all'epoca era abbastanza poco aperta, direi abbastanza chiusa nei confronti di simili esperienze, Jankovic ha sempre continuato a parlare della sua esperienza ogni volta che ne ha avuto occasione. È cambiata la sua vita perché da uomo di successo che cercava sempre solo il successo e la vita da godere, dopo l'incidente diventò un uomo un po' più sereno e molto più gioioso di prima. Attento al qui e adesso, ma attento anche alle dimensioni spirituali. Aveva capito che la vita va vissuta fino in fondo in maniera creativa e generosa e che era suo compito raccontare quello che aveva vissuto. Allora io lessi questa esperienza sulla rivista Esotera e chiesi il permesso di tradurla per la nostra rivista italiana Luce e Ombra, alla quale già da allora collaboravo e che adesso dirigo da quasi 10 anni dirigo. E lui mi diede questo, mi fu concesso il permesso sia da lui che dalla rivista e poi con Jankovic ci siamo incontrati diverse volte a convegni di qua e di là. Lui è venuto in Italia a raccontare la sua esperienza, lui parlava anche italiano, quindi
è venuto e poteva esprimersi direttamente. Abbiamo fatto amicizia e constatare la gioia, la serenità di quest'uomo e parlare con lui con tanta precisione, poter constatare veramente questo cambiamento che era venuto, mi fece veramente bene, perché sentivo proprio l'autenticità di questa esperienza e mi diede la voglia di fare io stessa, perché nel frattempo avevo cominciato a occuparmi un po' attivamente di queste cose, di fare io stessa una ricerca, un'inchiesta, cosa che feci. È stata la mia prima inchiesta che fu pubblicata inizialmente col titolo di Qualcuno è tornato e poi è stata ripubblicata più volte, l'ultima volta, una decina d'anni fa, con molte aggiunte, con molti particolari, col titolo di NDE, Near Dead Experience, è il termine tecnico adesso usato dappertutto per parlare di queste esperienze. Cioè, il titolo del libro è NDE, Testimonianze di esperienze di premorte. Io ho raccolto alcune centinaia di esperienze in Italia, grazie a appelli fatti su giornali, riviste, eccetera, eccetera, e anche direttamente con le persone, perché devo dire che non mi è mai capitato di andare a un convegno o a fare una conferenza e parlare di queste cose che non ci sia stato qualcuno che ha alzato la mano e ha detto che è capitato anche a me. Quindi ho raccolto veramente tante esperienze e le ho pubblicate, constatando in tutte quella serenità, quell'amore, quel calore, quel senso di accoglienza, di essere accolti, di essere attesi, e che ho trovato nelle esperienze raccontate dal dottor Moody, nelle esperienze in particolare dell'architetto Stefan Fonjankovic. Quindi questa raccolta di esperienze mi ha dato veramente tanta serenità e vedo che continua a darle alle persone. Sapere che dopo, tra virgolette, ci attende questo tipo di ambiente, di atmosfera che è fatta di luce, d'amore, eccetera, è veramente importante. E queste esperienze sono, il punto forte di queste esperienze è di essere molto simili fra di loro, nonostante le profonde differenze socioculturali, religiose dei protagonisti, cioè che vedano qualcosa, per esempio, nell'oltre anche le persone atee che pensavano di non vedere niente, invece vedano delle cose che sono stranamente o forse logicamente simili. Dico logicamente perché questa somiglianza delle esperienze raccolte in persone in tutto il mondo, quindi ormai come se ne conoscono migliaia e migliaia, quindi tutte molto simili, fa pensare che si tratti di un cammino che ci attende tutti, almeno questa sarebbe una bellissima notizia. Però si va avanti con la ricerca, io stessa ne raccolgo continuamente e quindi questa è stata la mia prima ricerca, quella che in fondo poi mi ha convinto che questa era la mia strada, cioè che avrei dovuto scegliere questa. E dicevo all'inizio che sono grata alla mia famiglia, a mio marito, che non mi hanno mai posto ostacoli, nel senso che a un certo punto ho detto non posso più fare tutte e due le cose, più tre, la famiglia, la terza, la famiglia, quindi no, la famiglia, l'insegnamento e anche la giornalista specializzata in questi casi, devo fare una rinuncia. Quindi rinunciai con dispiacere all'insegnamento e ho seguito questa strada. Da quando mi sono messa su questa strada, devo dire che è arrivato tutto spontaneamente da solo. Io ho fatto in poco tempo tanto cammino. Però gli incontri positivi si sono susseguiti, gli inviti a collaborare anche con la stampa nazionale, sono andata in televisione, molti ricordano ancora nell'85 che feci quel programma per Rai 1 che si chiama Mister O. In precedente ero stata in televisione tante volte con Mino D'Amato e poi successivamente sono tornata ancora tante volte. Quindi incontri con editori. Ho fatto vari libri con la Rizzoli, poi l'incontro con Mediterranee, con Armenia, con la San Paolo. Ho fatto tanti incontri con editori, con riviste, eccetera, eccetera. Tutte cose che sono arrivate in qualche modo da sole, senza che io cercassi, non ho dovuto fare anticamere. E questo mi ha stupito molto perché non è facilissimo arrivare a scrivere per le riviste nazionali senza aver fatto corsi di giornalismo, senza aver fatto la gavetta. Però
Probabilmente la tematica che io trattavo e che tratto all'epoca, già 40 anni fa, quando io cominciai, era abbastanza insolita, non molti la praticavano, non molti scrivevano su questi, non molti facevano ricerca, e quindi questo mi ha favorito. Però qualcuno mi ha detto, forse molto simpaticamente, che evidentemente era la mia strada, che mi ci voleva una botta in testa per convincermi che dovevo prendere quella, che dovevo mettermi su quella strada lì. Questo mi ha sempre fatto molto ridere, l'idea che volutamente mi sia stata data una botta in testa per convincermi che era ora di cambiare strada e di mettermi su quella che era la mia strada, quella prevista per me. E però alla fine sono arrivata a pensare che sia così. Ecco, questo libro Incontri delle Edizioni Mediterranee che vedete qui vicino, e ringrazio Enrico di averlo postato, è un libro che ho scritto un paio d'anni fa, anzi esattamente l'ho scritto durante il Covid, che in quel periodo che eravamo tutti molto in casa, molto chiusi, e l'ho scritto raccogliendo praticamente la gran parte del materiale che io ho messo insieme in 40 anni di ricerca, raccontando un po' come sono andate le cose, come ho cominciato e via via tutta la fenomenologia alla quale ho assistito, che è stata veramente tanta. Io adesso in questa oretta che abbiamo racconterò qualche cosa e poi qualcuno se ha voglia di andare avanti può leggere qui, se ha voglia di prendere il libro, è una cosa che mi fa certamente piacere. E ho raccontato in questo libro tanta parte della ricerca psichica, perché l'ho frequentata tutta in questi anni. Negli anni Ottanta, oltre a questa inchiesta sull'NDE, che poi è continuata, che poi per me è una richiesta permanente, diciamo così, ho avuto l'occasione di conoscere i medium più importanti che abbiamo avuto, i grandi medium più importanti che abbiamo avuto. Al momento, di medium di questa qualità non ce ne sono, che io sappia, però chiedo anche a colleghi, e al momento questo tipo di medianità con la trance completa, il buio, eccetera, con la produzione sia di messaggistica che di fenomeni fisici grandi, importanti, in questo momento non ce ne sono. Ci sono altri tipi di medianità, però non questa. E infatti tutti me ne chiedono com'era Roberto VII del Cerchio Firenze. Com'era Corrado Piancastelli che canalizzava l'entità, com'era Demofilo Fidani di Roma che aveva anche lui una straordinaria fenomenologia fisica, com'era Gustavo Rolle. Su Gustavo Rolle poi ho scritto un libro che è uscito l'anno scorso e quindi ho conosciuto anche lui. Che cosa mi ha colpito in particolare di questi personaggi? Allora, tutti mi hanno colpito e ho voluto bene a tutti loro, anche come amici. Per esempio, il primo forse che ho conosciuto è stato Corrado Piancastelli di Napoli, che ha canalizzato l'entità A, asta per Andrea, che però è un nome fittizio. Andrea ha detto anche chi è stato in una vita precedente, sempre che questo sia attendibile. Ed è avuto sì, una grandissima incarnazione, è stato un grandissimo personaggio, molto noto, però io non ho mai avuto il permesso di dirlo, quindi sono rimasta sempre molto discreta su questo punto. Però se vogliamo credere alla dottrina dell'incarnazione, le cose che diceva Andrea durante la trance del suo medium ci stavano con il personaggio che probabilmente è stata la sua personalità precedente. Corrado Piancastelli era un napoletano, è morto qualche anno fa. Era un napoletano verace, che parlava un napoletano stretto, un uomo preparato, colto, parlava un napoletano strettissimo. Quando andava in trance, faceva ogni tanto, quando decideva che era il momento giusto, andava in trance, parlava con una voce che era tutta diversa dalla sua e non aveva più l'accento napoletano, aveva un accento che era un mix di nord e centro Italia, però nessuno ha mai riuscito a capire esattamente come fosse, da dove potesse venire questo accento particolare, e anche la qualità della voce era diversissima dalla sua. E
canalizzava un pensiero straordinario. Cioè, c'è questo libro, Il rapporto della dimensione X, che io consiglio a chi vuole conoscere questo caso, dove il professor Giorgio Di Simone, che è architetto, che è fondatore del Centro di Parapsicologia di Napoli, nell'ambito dei quali avvenivano queste sedute, ha raccontato un po' tutta la cosa e trasmesso, presentato tanti insegnamenti. Insegnamenti molto profondi, l'entità rispondeva a qualunque tipo di domanda, filosofica, psicologica, umana, con una dialettica straordinaria che raramente io ho avuto modo di sentire. E Di Simone ha fatto con Corrado Biancastelli anche degli esperimenti. Per esempio, vi racconto questo, che è uno dei più suggestivi a mio giudizio, cioè lui si è messo in contatto con il centro di elettroacustica di Torino, che è un centro importante che fa perizie anche per i tribunali, e ha mandato a Torino le due voci, quella del medium e quella dell'entità, dicendo, cioè quando il medium parlava e canalizzava questa entità. Due voci che ho descritto prima erano molto diverse fra di loro. E dicendo semplicemente, senza dire da dove venivano, cosa facevano, dicendo semplicemente, si chiede di sapere se queste due voci appartengano alla stessa persona. Là sono state fatte tutte le analisi possibili nel testo Dimensione X, rapporto della dimensione X, sono riportati anche questi esami. Non posso adesso parlare di questo, però vi basti il risultato, in cui il risultato è arrivato da questo istituto prestigioso, tenuto, come dicevo prima, lavora per i tribunali, dicendo, dopo fatti questi esami, dice quali, si dice che le due voci appartengono a due persone diverse. Quindi questo è un risultato, secondo me, molto molto importante, perché non era mai stato fatto prima un esperimento del genere. Cioè la voce del medium da sveglio e la voce dell'entità. Quindi questo parla veramente a favore che a parlare attraverso Piancastelli fosse un'altra entità, uno spirito che comunicava attraverso di lui. E tantissimi messaggi, lui veramente rispondeva a tutto quello che tu potevi chiedere. Di Simone, che era un grande ricercatore, ha portato alle sedute fisici, medici, psicologi, persone, ingegneri, hanno fatto le domande più tipo di domande possibili, e lui ha sempre risposto con una coerenza, con una sicurezza straordinaria. Diciamo, leggere per credere, non vedere per credere, ma leggere per credere. Un altro caso molto importante che ho seguito è quello del Cerchio Firenze 77. Sono stata molto amica anche del medium Roberto Setti. Anche lui aveva una trans completa, era diventato medium, come è capitato anche a altri, diciamo così, quasi per caso, cioè se ne erano accorti quasi per caso, e in maniera straordinaria, perché quando lui aveva 15-16 anni morì tragicamente suo fratello maggiore, che aveva 25-30 anni. E allora la mamma, che credeva in queste cose, disperata per la dipartita del figlio, volle provare a cercarlo, e in famiglia dicevano: ma non c'è nessuno che è medium, non otterremo niente. Lei però insistette dicendo: qualcuno potrebbe esserlo senza saperlo, e si misero a tavolino. E a tavolino successe che se c'era Roberto, il tavolino batteva, si muoveva, eccetera; se non c'era lui, non succedeva nulla. Quindi capirono che il medium era lui. Lui era molto giovane, però accettò questo ruolo, e il tavolino, battendo i colpi, disse di essere Ruggero, cioè il fratello morto, dice che a comunicare era Ruggero, e per dare una prova di questo, disse che nella sua, lui Ruggero era sposato quando morì, che a casa sua, in un certo cassetto che neanche la moglie sapeva che cosa ci fosse dentro, c'era un diario che lui teneva, di cui nessuno conosceva l'esistenza, e per dare una prova in più, comunicò le prime frasi di questo diario, che poi il diario fu trovato e fu riscontrato che il diario cominciava appunto con le frasi che erano state dette prima di ritrovarlo. Da allora la medianità di Roberto si è evoluta tantissimo, perché dal tavolino passò, su consiglio dell'entità, alla scrittura automatica, che è molto più veloce, e poi piano piano, mentre scriveva,
cominciava ad addormentarsi, un po' lo sgridavano, ma come qui ti addormenti? Invece in realtà cadeva in trance. E quindi da allora, da quando era giovanissimo, ebbe la trance completa. E la trance completa che lui, diciamo, per meritarsela, posso veramente usare questo termine, conduceva una vita molto, molto retta, molto, lui era molto religioso, fra l'altro in senso cattolico, praticante, e era un uomo di grande spiritualità, un giovane uomo, fra l'altro un uomo bellissimo, simpatico, spiritoso, umile, non volle mai far sapere chi era, il suo nome si è saputo dopo che lui è mancato 54 anni di sclerosi multipla, gli ultimi anni era in sedia a rotelle. Durante le sue sedute si manifestavano molte entità, 6-7 entità, le stesse, che sono ritornate identiche a se stesse per i 36 anni della sua medianità, con le voci uguali, il tipo di insegnamento uguale, eccetera, più ogni tanto altre entità di tipo familiare che intervenivano per i presenti. E lui, in lui è successo veramente di tutto, ci sono i libri, delle edizioni mediterranee pubblicate sulla sua fenomenologia, che sono veramente straordinari, chi è interessato li trova, i libri del Cerchio Firenze 77. Alla fine, in conclusione di ogni seduta, c'era il fenomeno fisico, cioè la materializzazione di un oggetto. E nelle mani del medium, che al buio cominciavano a diventare visibili, come se ci fosse una luce interna, io ho potuto assistere più volte a questo fenomeno, e si materializzava un oggetto che era come se l'aria si condensasse, che a un certo punto diventava qualcosa di trasparente, poi sempre più solida, e alla fine era sempre un oggetto metallico, d'oro, d'argento, di un cameo, un orologio, sempre cose antiche. Ricordo quando andai la prima volta che fu materializzato per me un medaglione di filigrana d'argento, un oggetto del Settecento. Io chiesi all'entità dove prendevano tutti questi oggetti, perché tutte le settimane ne arrivava uno, oggetti anche preziosi. Roberto era un semplice impiegato, non avrebbe neanche potuto permettersi di, pensando come i malevoli pensano a trucchi, neanche potuto permettersi di procurarsi tutti questi oggetti. Gli ultimi anni, poi che in sedia a rotelle sarebbe stato ancora più difficile. E l'entità che presiedeva questo fenomeno mi disse, mi ricordo le testuali parole, sono oggetti perduti o dimenticati, non diamo danno a nessuno. E questo è rimasto come spiegazione, ecco, delle cose. E quindi con lui c'erano. Ci sono delle domande? Volentieri. Qual è stato il primo libro che ha scritto? Come è nata la sua passione per questi argomenti? Allora, il primo libro che ha scritto è quello che ho citato prima, che è Qualcuno è tornato sulle esperienze in punto di morte. E la mia passione è nata proprio in seguito all'esperienza di cui ho narrato prima. Cioè l'avevo già un pochino prima, avevo come hobby, leggevo, insomma, sapevo anche quando decisi di dedicarmi a queste cose, sapevo dove mettere le mani, però mi ci ero dedicata in maniera abbastanza superficiale, insomma, ogni tanto, occasionalmente. Dopo divenne una ricerca sempre più seria. E il libro prima è stato questo qua, che ho citato, Qualcuno è tornato. Poi un altro grande personaggio che ho conosciuto è Gustavo Rohl, naturalmente. Di Gustavo Rohl ci sarebbe da raccontare per settimane. E mi racconto soltanto la prima volta che andai da lui e che partecipai a un incontro dove c'era lui, nel quale lui disse che siccome partecipavo per la prima volta, mi avrebbe fatto solo, te lo dico tra virgolette, esperimenti con le carte. Lui le carte le ha sempre usate, le carte sono precise, sicure, inequivocabili, non c'è da discutere, se si dice che c'è un asso di cuore è un asso di cuore, non c'è sospetti. E lui per tutta la sera sperimentò con le carte, nel senso che le carte le diede in mano a me, due mazzi di carte, e lui era dall'altro capo del tavolo e dava ordine di fare certe cose, e questo avvenivano, cioè le carte in mano a me obbedivano a lui.
Adesso vi racconto un paio di casi. Allora, ne scrissi tanti di questi, sempre nuovi, in un'ora ne fece tantissimi, e sempre con quel modo facile, in piena luce, senza trance, eccetera, che aveva lui, che era unico per questo. Ad esempio, uno degli esperimenti che fece con le carte fu questo: due mazzi di carte che mi disse di mescolare. Io lo mescolai tantissimo, lo alzai. Poi mi disse di metterlo sul tavolo, voltati in giù naturalmente, e di metterci una mano sopra. Poi mi disse: adesso scegli un seme. Io dissi fiori. E lui mi disse: adesso desidera che tutte le carte di fiori salgano in superficie. E tieni sempre la mano sopra, ti aiuterò io. Io pensai che era molto bene che mi aiutassi lui, perché io non avrei potuto certamente fare niente del genere. Questo ci bastò un attimo di concentrazione sua, è fatto. Guarda le carte, comincia a sollevare tutte le carte, le 20, non so quante siano, in ogni mazzo c'è tipo, ci sono 10 carte di fiori, erano tutte carte di fiori. Io poi mi precipitai a controllare il resto del mazzo, era tutto mescolato come. Bene, un altro, questo lo leggo perché altrimenti non me lo ricordo i dettagli, e riferisco il colloquio con Roll. Mescolo il mazzo, prendo una carta qualunque, senza guardare la metta sotto la mano. Ora mi dica una frase a caso. Io dissi: mi piace stare in campagna. Va bene, dice Roll. Ora chiude gli occhi e immagina di essere in campagna. I prati sono verdissimi. Quale nome, quale seme delle carte associa alla campagna? Fiori, rispose io. Bene, fiori. Ora mi dica, vuole andare verso il prato di destra o quello di sinistra? A destra. Destra per lei è pari o dispari? Pari, dissi io. Bene, pari di fiori. Adesso dica un numero qualunque, un numero pari. 4. È quasi inutile che dica che la carta che ho sotto la mano era il 4 di fiori. L'avevo scelta io, nessuno l'aveva vista e basta. Ecco, per un'ora esperimenti di questo genere. Negli incontri successivi ho visto altro tipo di fenomenologie, i grandi fenomeni, la lettura in libri chiusi, la pittura diretta, non mi dilungo su questo. In questo mio libro Incontri c'è un capitolo dedicato a Roll e poi ho un libro intero dedicato a lui che ho scritto l'anno scorso, che si chiama Gustavo Adolfo Roll, L'uomo oltre l'uomo, perché lui è stato veramente un personaggio unico e straordinario. Quindi ho fatto tante esperienze anche nel campo della medianità, ho citato appena prima Demofilo Fidani di Roma, anche lui grande medium con la trance e il buio, e con lui si producevano fenomeni unici, rarissimi, che pochissimi hanno potuto fare, per esempio la scrittura diretta, cioè senza contatto col materiale, e la voce diretta. Scrittura diretta avveniva così, cioè di un tavolino al centro del gruppo, noi stavamo intorno a un tavolo, intorno a questo piccolo tavolo, tutti in giro intorno, eravamo sempre una decina di persone, venivano messi dei fogli bianchi e delle penne dipinte di vernice fosforescente, quindi si vedevano al buio. Nel momento in cui c'era il fenomeno della scrittura, le entità che venivano lo annunciavano, si vedevano le penne che nel buio si drizzavano in piedi, essendo dipinte di vernice fosforescente che si vedeva, in 20 secondi facevano questo rumore, così come la penna che scrive sul foglio, e poi ricadevano giù e alla fine della seduta, quando si accendevano le luci, si trovavano questi fogli scritti con 7-8 per volta, con calligrafie diverse, anche in lingue diverse, che dicevano cose che si riferivano per lo più ai presenti, quindi erano spesso dedicate ai presenti. Io ho visto di tutto anche con lui, la voce diretta, cioè queste voci che scaturivano non dal medium, non canalizzate, ma per conto loro nella stanza, che quindi si muovevano, le seguivi mentre a volte ti parlavano così davanti al naso, poi si allontanavano. Fenomeni straordinari anche con lui. E quindi con la medianità ho visto tantissime cose e poi mi sono occupata un po' di tutta la fenomenologia esistente in questo campo e facendo un lavoro di documentazione, di comunicazione in questo campo, ho avuto modo di avvicinare un'infinità di persone. Mi sono occupata per esempio anche di transcomunicazione strumentale e quella
diciamo così, il medium elettronico, il contatto con l'oltre, diciamo così, attraverso una strumentazione tecnica. Qui il più fortunato, diciamo così, più bravo sperimentatore in questo campo che io ho conosciuto è stato Marcello Bacci di Grosseto, riconosciuto da tutti. Lui era un uomo dotato di una medianità molto forte, che non faceva sedute, però lavorava con la radio e la registrazione di voci, si udivano attraverso questa radio, la quale fra l'altro aveva tolto le valvole, quindi non avrebbe dovuto comunicare niente. Si sentivano queste voci, lui ha aiutato tantissime persone in lutto, soprattutto genitori che avevano perso i figli. Quando faceva le sedute a Grosseto, sono state alcune volte, c'erano decine e decine di mamme e papà che volevano risentire i figli, che sono uscite molto consolati dalla sua presenza, da quello che sentivano. E era stato veramente uno sperimentatore di grandissima rilevanza, persona, un uomo molto buono, è morto pochi anni fa, quasi 90 anni, e fino alla fine ha sempre lavorato appunto per aiutare le persone. Era un maremmano un po' brusco, molto ironico, molto simpatico, però col cuore d'oro in mano, veramente una persona molto molto generosa con gli altri. E in questo campo devo dire che di belle persone ne ho incontrate veramente tante. Un altro campo molto curioso al quale mi sono dedicata, questo nei primi anni, ma poi un'inchiesta che ho ripetuto pochi anni fa, è stata quella dei guaritori di campagna. Io ho sempre vissuto molto in campagna, quindi è un ambiente nel quale mi ritrovo bene. I guaritori di campagna sono personaggi, li ho trovati in tutta Italia, che praticano la medicina popolare, quella che veniva praticata da secoli, quando praticamente nelle campagne la medicina vera non arrivava perché era troppo lontano, costava troppo, eccetera. Ed erano e sono tuttora riti di tipo magico-religioso, sono una tradizione antichissima perché si perde nella notte dei tempi. E il rito serve per curare certe malattie, che sono non le malattie gravissime, sono le malattie che ci assillano un po' tutti, tipo le storte, il mal di stomaco, il mal di testa, i reumatismi, i dolori, il fuoco di Sant'Antonio, le verruche, queste cose qua, cose che capitano e che un tempo non si sapeva veramente come curare, che ripeto, la medicina non arrivava nelle campagne o era troppo cara, non c'era il sistema mutualistico che c'è adesso. Per di più, queste persone curavano anche gli animali, perché un tempo se si prendeva una storta, un bue, un cavallo, era un mulo, era quasi più grave che se se la prendeva l'essere umano, perché questi lavoravano e quindi questi guaritori curavano anche loro. E come li curavano? Li curavano con dei riti magico-religiosi, facendo certi gesti e dicendo certe parole e preghiere che sono sempre rimaste misteriose. Infatti ho avvicinato tante di queste persone, ma le parole non le ho mai conosciute, perché neppure le chiedevo, nel senso che so che erano preghiere di tipo religioso, naturalmente, però non, quali fossero, anche se l'avessi chiesto, non me l'avrebbero mai detto. Questa virtù, come la chiamavano, di curare, era trasmessa nella notte di Natale, che è la notte tra il 24 e il 25, in genere davanti a un fuoco, e in questo caso il guaritore in carica trasmetteva la virtù al guaritore giovane, nel quale aveva individuato la persona giusta, cioè la persona che amava il prossimo, che faceva queste cose gratuitamente, che aveva fede, eccetera, eccetera. Poi c'era anche un modo particolare di diventare guaritore, oltre a queste doti, erano nati per curare, erano per esempio i nati con la camicia. Nati con la camicia vuol dire nascere col sacco amniotico addosso, quindi questa nascita particolare era considerata segno di particolare fortuna, di particolare natura, e quindi i nati con la camicia erano considerati guaritori per nascita. Pure i settimi, cioè il settimo di sette figlie femmine o il settimo di sette figli maschi. E questi erano quando si diventava guaritori per nascita. Poi c'era, secondo la tradizione, come dicevo prima, chi veniva individuato per persona desiderosa di curare
amante del prossimo e disposta a lavorare gratuitamente. E un tempo era veramente lavorare perché dovevano raggiungere le campagne, le persone ammalate, e quindi e venivano ricompensate con niente oppure con delle cose in natura, una pagnotta, 6 uova, cose di questo genere. Ecco. Quindi questa è stata un'inchiesta che mi ha coinvolto, l'ho fatta negli anni 80 e poi l'ho ripetuta pochi anni fa, trovando ancora delle persone, anche se sono riti, e all'epoca erano quasi tutte persone anziane, però comunque ne ho trovate anche adesso che si mantengono nonostante la modernità, nonostante il tempo che passa. Un altro tipo di inchiesta che mi ha coinvolto molto è stata quella sulla ricerca di indizi a sostegno della dottrina della reincarnazione. Voglio dire che sono convinta di tutto, però mi sono molto interessata a questi indizi. Nel libro qua Incontri ho dedicato un ampio spazio alle ricerche, quindi non è una ricerca fatta perché io appartenga a questo tipo di fede, di credenza, ma perché la ricerca civica studia questi fatti attraverso fondamentalmente due metodiche. Una è lo studio, l'analisi dei ricordi spontanei dei bambini, bambini che raccontano appena cominciano a parlare di cose che non potrebbero sapere, che non fanno parte della loro vita, dicono che quando ero grande facevo questo, abitavo là, la mia mamma non era questa, era un'altra. Protocolli molto, molto curiosi in questo caso. E poi i ricordi che emergono in ipnosi regressiva, che è un campo che adesso riscuote molto interesse, viene praticato, auguriamocelo sempre, da psicologi esperti, ne ho conosciuti alcuni molto bravi, e è una ricerca molto curiosa e stimolante. Ricordo il primo che ho conosciuto che praticava questa terapia, è stato Thorvald Detlefsen, un tedesco di Monaco, psicologo, autore di molti libri in questo campo. Ricordo che l'ho incontrato, ho sentito parlare, tra l'altro è un parlatore eccezionale, lui ha praticato molto fin da ragazzo questa ipnosi regressiva e gli chiedevo se aveva mai trovato dei riscontri storici di quello che le persone raccontavano quando erano in ipnosi delle loro presunte, apparenti vite precedenti. E lui mi disse questa cosa che ho sempre tenuto ben presente. Cioè, dice, a parte che è difficilissimo andare alla ricerca di riscontri storici, perché non è che uno si identifichi con personaggi noti, si identificano delle volte con personaggi normalissimi, come siamo tutti, quindi andare a ritrovare la storicità di queste persone era molto difficile. Però anche se qualche riscontro c'è stato ed è molto interessante vederli, e lui diceva, e si tratta in realtà di realtà psichiche che sono più importanti delle realtà fisiche concrete. Quindi per la mente delle persone è importantissimo vedere con chi ti identifichi, chi pensi di essere stato, che cosa emerge dal tuo inconscio. Quindi sono ricerche molto interessanti che sono diventate poi anche occasioni di terapia, perché a volte da queste vere o presunte vite precedenti le persone si portano nella vita attuale delle fobie, dei timori, delle paure, delle angosce, delle simpatie, delle tendenze, dei talenti e così via. Quindi studiare questi aspetti è veramente importante. E nel caso di sentimenti di tipo, non dico negativi, ma più scomodi, come dicevo prima, le ansie, le paure, le angosce, eccetera, possono essere curate. Appunto, se la persona si rende conto che queste paure, tipo la paura dell'acqua, la paura di cadere, certe paure così che ti rendono la vita difficile, questo tipo di terapia può aiutare molto perché se uno dice, beh, può venire da un'altra vita e quindi prende atto di questo, porta a livello di coscienza questa realtà psichica o storica che sia e che aiuta a superare questi traumi, quindi a far vivere meglio. Quindi è anche un'indagine molto interessante appunto anche per tutte queste motivazioni. Quindi, come vedete, di inchieste ne ho fatte tante. Adesso guardavo qui l'indice del libro, ho conosciuto tanti personaggi
particolari. Mi sono occupata poi anche, ho scritto tante biografie di personaggi importanti come diciamo la mia laurea in letteratura tedesca mi ha portato a occuparmi di Goethe, per esempio, che è stato un grandissimo poeta e anche un sensitivo perché aveva doti molto forti di sensitività e ha lasciato traccia nei suoi libri. Mi sono occupata di Roberto Assaggioli, tutta la biografia di cui quest'anno ricorre il cinquantenario, psichiatra, fondatore della psicosintesi, un grandissimo psichiatra, grandissimo medico, è stato molto amico di Carl Gustav Jung, anche lui sensitivo, anche lui personaggio che ha dedicato molta attenzione a tutte queste tematiche. Mi sono occupata, per esempio, di Madame Blavatsky, la fondatrice del movimento teosofico, che è un movimento molto importante che è nato nell'Ottocento, è venuto alla luce praticamente in contemporanea con l'esplosione dell'interesse per la medianità alla metà dell'Ottocento e ha accompagnato e tuttora accompagna l'interesse di tante persone. Quindi anche questo, chi volesse poi approfondire, in questo libro ho dato una traccia, poi ci sono i libri, ho scritto anche la biografia di Madame Blavatsky. E ho scritto la biografia di Maria Montessori, personaggio straordinario, che con riferimento alle sue scoperte per i bambini parlava di rivelazione. Non esitò lei a usare anche queste parole, dicendo che quello che sui bambini aveva ideato, quindi un tipo di insegnamento completamente nuovo, le veniva per rivelazione. Quindi tutti questi personaggi, tanti personaggi importanti, si cela un interesse per l'altro lato della realtà, quello che da molti è negato e che in realtà è il mistero che in fondo è il sale della vita, insomma, è quello che ci fa essere sempre alla ricerca, che ci fa capire che siamo in una dimensione dove abbiamo la possibilità di vivere, sì, qui viviamo nella nostra vita terrena, ma abbiamo la possibilità, se sviluppiamo un po' di antennine, un po' di interesse, anche con una dimensione transpsichica, per usare un termine di Jung, che ci circonda, della quale possiamo avere intuizioni molto importanti. Il mio tempo sta per chiudersi, vi volevo solo raccontare un episodio, quali sono i suoi progetti futuri, quali sono i temi che vorrebbe approfondire di più. Allora, adesso sto finendo di scrivere un libro sui fantasmi. Questo oggi non ho avuto tempo di parlarne, ma abbiamo fatto anche qualche convegno quest'anno e l'anno scorso su questo tema e quindi al momento sto finendo questo libro qua. Quindi questo è il progetto attuale. Poi ho qualche altro progetto, però titolo scaramantico, preferisco al momento non parlarne perché ancora non è definito. Quindi per ora, ecco, c'è un'altra domanda: cosa pensa degli angeli e della loro presenza nella nostra vita? Ho scritto tre libri sugli angeli, uno in seguito a una mia esperienza giovanile, infantile, più giovanile, ho 4 anni, che mi vidi questa figura di luce in fondo al mio lettino la notte svegliandomi. Mi è rimasta sempre impressa questa cosa, non era certamente un sogno. Poi ho scritto tre libri, uno appunto sugli angeli, uno sull'angelo caduto, Lucifero, attraverso le varie interpretazioni che ne sono state date, e uno sull'arcangelo Michele, che è una figura straordinaria, anche storicamente molto importante, perché ha avuto grande parte in tante vicende umane. No, dicevo, vi volevo. Anche di questo ci sono tanti libri, ho avuto la fortuna proprio veramente in tutti questi 40 anni di mettere il naso un po' dappertutto, se vogliamo usare un termine molto confidenziale, e di occuparmi di tante tematiche. Ho scoperto di essere una grande curiosa, fra l'altro, perché da un tema sono passata all'altro. È un campo questo della ricerca psichica ricchissimo di stimoli, ricchissimo di possibilità di ricerca, perché in fondo, se ci pensate, siamo circondati di misteri e quindi il modo per indagare tutti questi misteri credo che sia un buon modo di occupare il proprio tempo, sia che ci si possa dedicare così a tempo pieno, come ho fatto io in questi anni,
anche professionalmente, scrivendo libri, scrivendo articoli, eccetera, sia come interesse personale, invece leggendo, andando a convegni. Abbiamo organizzato tanti convegni, ora sto organizzando in questi giorni il convegno, il 37esimo, la 37esima edizione del convegno di Cattolica che organizziamo insieme alle edizioni mediterranee, per cui chi fosse interessato nel sito delle Mediterranee può, a partire da maggio-giugno, può trovare tutto il programma. Sarà a fine settembre a Cattolica, dove tratteremo tutta una parte delle tematiche di cui ho parlato adesso. Ecco. E per chiudere, vi volevo raccontare un episodio piccolo, che ho raccontato prima di tanti incontri con grandi medium, di fenomeni grandiosi ai quali ho partecipato. Un episodio apparentemente piccolo, che però mi ha fatto una grande impressione. Allora, io mi trovavo qualche anno fa a un grande convegno a Basilea, in Svizzera, e facevano, adesso purtroppo questo convegno non lo fanno più, però per parecchi anni hanno fatto questo grande convegno dove venivano invitate personalità, sia studiosi che sensitivi, medium, un po' da tutto il mondo, avevano grandi mezzi a disposizione. E c'era quell'anno una medium finlandese, che aveva una medianità curiosa e anche allegra, se vogliamo dire così, perché lei si era scoperta medium in età matura. Ha raccontato che era sempre stata stonatissima e che non aveva mai avuto modo di cantare, cioè che da ragazzina la escludevano dai cori della scuola, eccetera. Si è scoperta medium facendo un tavolino, uscì fuori lì che lei poteva sviluppare le doti medianiche, solo questo voluto farlo, e lo fece, e la sua medianità consisteva nell'andare in una specie di trance abbastanza vigile, perché stava in piedi, parlava, eccetera, e canalizzando grandi cantanti del passato. E lei fece questo show, possiamo definirlo, sul palco, accompagnata dal marito che suonava una pianola per accompagnare, cantando. Con la voce, alternativamente, per esempio, di Maria Callas, poi passava Louis Armstrong e poi passava Claudio Villa, quindi proprio completamente diversi tutti questi personaggi uno dall'altro. Lei mimava, si atteggiava anche, per esempio, quando c'era Louis Armstrong, aveva questi atteggiamenti particolari, e poi la grande diva Maria Callas, mi ricordo questo in particolare, però nel tempo di un'ora in cui lei cantava, personificava una ventina di cantanti diversi, passando velocissimamente da uno all'altro. Quindi, e lei diceva che questi cantanti si manifestavano per dimostrare che erano sopravvissuti alla propria morte e che davano dimostrazione ancora di poter fare quello che facevano in vita. Come ci sono i grandi pittori, no? Che si manifestano attraverso i medium brasiliani e che attraverso di loro continuano a dipingere col loro stile e così via. Quindi questa medianità artistica così è molto curiosa. Insomma, questa medium finlandese mi interessò molto. Lei si chiama Aulikki Plaami, nome finlandese ovviamente, e quindi pensai che poteva interessare invitarla in Italia a uno dei nostri convegni. E allora le chiesi un appuntamento per parlare della possibilità di venire in Italia. E così ci trovavamo in camera sua e lei disse: no, verremo volentieri in Italia, lei e il marito. E allora cominciamo a fare i conti di quello che sarebbe costato all'organizzazione, cioè alle edizioni mediterranee, far venire queste due persone, il costo del viaggio per due persone, sarebbero venuti in macchina perché lui aveva la sua pianola, eccetera, eccetera, e poi un minimo di compenso, il soggiorno, eccetera. Quindi io con un foglio in mano stavo scrivendo più o meno quello che sarebbe costato per riferirlo poi all'editore, a Gianni Canonico, editore di Mediterranee, che doveva poi, lui faceva la parte organizzativa del convegno, io ho sempre fatto i programmi e lui la parte amministrativa, e nonché anche se ha sempre fornito idee con i suoi autori, eccetera. Quindi stavo facendo questo, stavo pensando quanto sarebbe costato, lei diceva viaggio tot, poi io ho messo il soggiorno. A un certo punto lei si ferma di dire queste cose, mi guarda, io mi alzo anch'io, vedo che non parla più, mi alzo gli occhi e lei mi dice: dietro di te vedo un uomo che ti somiglia, bell'uomo alto, che accompagna la tua vita col suono del violino. Ecco, io mi commossi moltissimo perché questo uomo giovane, alto, era mio padre, morto presto a 51 anni.
e mio padre di professione era violinista. I miei primi ricordi di bambina sono di bambina piccolissima. Mia mamma diceva che era una bambina abbastanza insonne, che dormivo male, poco, faticavo ad addormentarmi. I miei primi ricordi sono del mio papà. Io mi rivedo piccolissima a letto con mio papà alto alto che suonava il violino per farmi addormentare. Ecco, questa cosa mi ha colpito tantissimo e mi ha commosso, perché questa donna che vedevo per la prima volta, che non sapeva niente di me, aveva detto, mi aveva colto anche in un punto per me particolarmente commovente, perché avevo un legame molto forte con mio padre, che era morto presto, eccetera. E fra l'altro gli dico, fatto telepatico, sì, tutto è possibile, però io in quel momento non pensavo certamente a lui, e neppure sapevo che lei faceva queste cose, l'avevo conosciuta come medium che cantava, come ho descritto prima. Quindi a me è rimasta la sensazione che ci sia stato un contatto con la figura del mio papà. Quindi le sono molto grata di questo, perché mi ho sentito in quel momento, mentre lei diceva queste cose, una sorta di presenza proprio vicino a me. Accompagna la tua vita col suono del violino. Grazie dell'attenzione e alla prossima. C'è una domanda però, hai un messaggio per tutte le donne oggi, 8 marzo, festa della donna? Ah, certo, un messaggio, cercate di realizzare i vostri desideri, qual è la vostra, cercate di capire qual è il vostro compito, la vostra destinazione nella vita e perseguitelo. È importante capire perché cosa siamo, questo è importante per tutti, non solo per la donna nel giorno 8 marzo, ma per tutti, uomini e donne, è importante capire perché siamo qui, qual è il nostro scopo. E perseguire questa intuizione, questa sensazione, perché così avremo una vita piena, avremo una vita che sentiremo realizzata. Grazie a tutti e tanti auguri alle donne e anche agli uomini, naturalmente, in questa giornata. Arrivederci.